Due fari da 200 watt, 3000 K di questa marca qua. Li apro per sostituire il cavo. Allora, qui ho semplicemente tolto le viti e si possono vedere i cavi di terra che non sono collegati e addirittura un cavo dei LED era appiccicato dentro nella guarnizione sull'alluminio. Eccezionale. Incollati nella parte sopra del coperchio e quindi non rimovibili senza martelli, scalpelli, cacciaviti, insomma, ecco. E chiaramente non è il massimo, ecco. Una vite lì si vede in fondo, eccola lì, non è neanche stretta perché il filetto non lo consente, bisognerà che lo ripassi con un maschio. E per le connessioni sono stati utilizzati questo tipo di morsetti, che sono morsetti in sostanza, ecco. Penso che sia evidente, cioè non ho un cacciavite in mano, cioè semplicemente con le mani, e adesso sto andando anche male perché chiaramente con il telefono in mano non è semplice, però basta, ecco, via. Questo è. Questa è la sicurezza di questi fari qua. Un faro che è venduto nei vari centri commerciali, comunque, eccolo qui, costa diversi soldi, parliamo di 60 euro, 70 euro, anche di più, ecco. Questa è la qualità dei prodotti LED. Chiaramente, se si compra un Disano, un SBP, quello che volete voi, una marca nota italiana, si spende, però la qualità c'è. Però il discorso qual è? Che agli occhi delle persone le marche italiane passano per troppo care. Uno schifo del genere, perché questo più che schifo non può essere definito, che cos'è allora? È troppo caro questo schifo qua? Ah, cacchio di questi, ecco, l'isolamento, eccolo qua.